Buonasera da 50 News, ben ritrovati con l'informazione di 50 Canale. Avete appena sentito i titoli che riepilogano le principali notizie di oggi. Iniziamo con un'importante notizia che riguarda la città di Pisa, dove è sbarcato il gruppo Basilichi, più esattamente nell'area industriale di Montacchiello, gruppo industriale che ha assorbito i lavoratori della C-Global. Per il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, si tratta di un segnale di fiducia verso la città. Sentiamo. Apre a Montacchiello la sede pisana del gruppo Basilichi, polo nazionale del back office e centro di ricerca e sviluppo. L'operazione con C-Global ha portato all'assunzione da parte di Basilichi di 71 persone altamente specializzate, ex dipendenti di C-Global su Firenze e Pisa, con il passaggio dal contratto bancario a quello metalmeccanico. Oggi sono 400 le persone dirette impiegate in totale nella business unit di Basilichi, dedicata al back office. Scintilla è stata un problema legato all'occupazione e un'azienda come la nostra è sensibile al territorio. Questo è stato il motivo che ci ha messo al tavolo all'inizio, ma diciamo dalla scintilla poi si è dato fuoco perché si è pensato che questo oggetto nella sua complessità, con quelle competenze che aveva, potesse essere un po' sotto la scena e rivalorizzato e dato un contributo a Basilichi stessa. Noi siamo, non sono una fondazione finalizzata a scopo sociale, ma comunque cercare di valorizzare in questo momento le cose che non vanno e vedere se possono con poco andare bene è una necessità, perché in questo momento l'economia è questa. Per cui ci siamo messi all'opera con questa asset complessivo, abbiamo visto che c'era un valore aggiunto e abbiamo deciso di portare a casa questo risultato. Basilichi è una delle principali aziende toscane, lavora nell'ICT, quindi in un settore di punta e di grande sviluppo per il futuro, ed è una delle aziende italiane con le migliori performance di crescita. Quindi è un grande significato di prospettiva, perché noi vogliamo un radicamento dell'azienda, e il fatto che Basilichi sia venuta, la prima cosa che ha fatto, ha avuto un rapporto con le università e faccia qui dentro, nella sua sede, un centro di ricerca e sviluppo su un settore così cruciale è un segno molto incoraggiante. Noi pensiamo che l'università e il sistema dell'impresa, il sistema economico, debbano più viaggiare su canali paralleli, ma essere integrato, perché bisogna creare tutto insieme e fare energie. Basilichi lavora sull'innovazione, questo lo sappiamo. Noi non possiamo inventarci tutte le volte l'innovazione, è impossibile. L'innovazione è un investimento improponibile. Visto che c'è un'università e tra l'altro su un territorio, quella di Pisa specialmente, nel nostro mondo è quella che più ci avvicina, per quale motivo non prendere le loro ricerche e metterlo nel nostro conto economico e vedere se da qui a 12 mesi ci inventiamo un prodotto diverso, un servizio diverso, un processo diverso? La nuova sede pisana di Basilichi si trova in località Montacchiello. Noi abbiamo sempre creduto, abbiamo fatto questo grande investimento, il nostro gruppo, in questi terreni, perché sono veramente una zona di grande rilevanza dal punto di vista della logistica, no? Abbiamo la possibilità di comunicazione tramite autostrada, superstrada, aeroporto, c'è tutto qui, no? Ferrovie, porto, e ci abbiamo sempre creduto. E che evidentemente ci hanno creduto anche le aziende che sono venute poi a insediarsi in questa zona. L'ultima, la Basilichi, che è una grande azienda legata al Monte dei Paschi, quindi un'azienda anche di grande rilievo imprenditoriale. Legittima soddisfazione per l'operazione portata a termine dalla Basilichi è stata espressa da tutti i sindacati, in particolare dalla FIM CISL.